Cari amici e cari amiche di Femmina TV, sono all'Ombelico della Luna con l'artista, il musicista che si esibirà questa sera, The Traveler al secolo, Max Forleo. Benvenuto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Max è un musicista milanese. Per scoprirlo ho dovuto chiederlo direttamente a lui perché non riuscivo a trovare su internet notizie sulla sua origine. Hai sempre vissuto a Milano? No, non ho sempre vissuto a Milano, un po' in giro, un po' un vagabondo, È abitato bello il nome che hai un po' a scelto. Roma, un po' a San Benedetto del Tronto, un po' ad Ancona, un po' a Pisa, a maggior parte del tempo a Milano, speso a Milano. Come nasci? Quando nasci come musicista? Come inizia la tua attività? Quando la maestra delle elementari mi ha detto che ero stonato. Mamma mia! No, vabbè, quello è successo veramente. Alle medie, come fanno tutti i ragazzini, si studia musica, solo che l'insegnante di musica mi ha detto che io ero particolarmente portato e avrei dovuto fare il conservatorio. In verità non me ne fregava niente di fare il conservatorio, ho fatto lo scientifico e poi ho fatto altri studi. Nel frattempo però mi sono dedicato alla musica fino al 2003 col primo contratto discografico. Ho fatto un taglio mega così. Sì, Condensato, sì. tutto. Partendo dalla nascita. Stasera ci presenti The King. Sì. Racconta tu questo progetto, perché siccome è un progetto abbastanza complesso e ambizioso, non vorrei dire qualcosa di sbagliato. Allora, nasce dall'esigenza di cambiare forma ai concerti, quindi, e da una seconda esigenza che è il fatto che io suono sempre tanto, cioè dal 2005 più o meno che faccio 100-120 concerti all'anno tra Italia e Europa. E a volte anche gli Stati Uniti, quando me lo posso permettere, perché pagano lì ma non pagano il viaggio. Facendo tanti concerti, io ho bisogno di motivazioni sul vendere o la mia agenzia sul vendere le date. E quindi nasceva l'esigenza di fare come si può vedere dalla discografia: io faccio un album all'anno, uno perché mi viene da scrivere tanto, fortunatamente, e due perché comunque riesco a suonare. L'album The King era perché avevo 15 brani pronti e volevo farli uscire in tre capitoli. Tre capitoli, però l'esigenza anche di cambiare forma ai concerti mi portava più in teatro attraverso il musical. E quindi questi tre capitoli ho detto perché non racchiudere un'opera, un musical per la prima volta, farlo un'opera apposta, cioè non prendere, farlo un'opera apposa che parli di una tetralogia, in questo caso di Shakespeare, e tramutare tutto in un musical in modo tale che nel lasso di 3 anni io smetto di fare concerti così e comincio a farli in un altro modo. C'è in te questa voglia sempre di rinnovarti? Ma E forse è là che mi rompo le palle subito, non si può dire rompo. No, sì, perché a me piace integrare diverse forme. Il musical io ho cantato nel Joseph e nel Jesus Christ in una compagnia minore, non nella quella grossa, però comunque nella parte di Gesù, per esempio nel Jesus Christ, e a me il musical è sempre piaciuto, però volevo fare un musical diverso, quindi siccome io seguo una strada indie, indipendente, non per il genere, ma perché è indipendente, anche la produzione di questo musical la metto in piedi io ed è indipendente, ovvero è un musical che si compone di poche persone, di 9, di cui 2 dello staff fonico e luci, con un addetto, un mio caro amico che è un ballerino della Scala di Milano, un ballerino attore che è Ivan Gessaroli, che seguirà e coordinerà 3 ballerini e noi della band dietro che suoniamo. Quindi tutta la tetralogia che parla di Riccardo III, The King, Sì. e Enrico VI, il prossimo che esce a settembre, The Marriage, e poi Henry VI, saranno rappresentati ballando e con un teatro, diciamo, come un film muto, mentre la band suona. Questo è il mio tipo di musical che porterò. La cosa che mi ha colpito è proprio sul tuo sito, l'ho letto, no? Che tu sei partito in pratica dall'ultima opera della tetralogia shakespeariana, cioè da Riccardo III, invece che dall'Enrico VI. Perché? Se me lo dici va bene. Sono partito da lì. Io un'idea me la sono fatta, veramente. L'idea è semplicissima, Sì. e siccome io sono una persona abbastanza schietta, perché ho scritto Riccardo III, punto.
avevo scritto questo brano che a me piaceva un sacco, e il brano che mi rappresentava in quel momento, ho detto ok, questo brano io voglio che esca adesso, e quindi parto dalla fine. Dato che fortunatamente parlava di Riccardo III, ho detto parto dalla fine e poi ripercorro, ma semplicemente perché il brano che mi piaceva faceva parte dell'ultima opera, quindi ho detto vabbè, chi se ne fa, cioè, come sì, memento, parto dalla fine. Ma sai, io mi ero fatta un'idea, sai, come quando uno legge un romanzo, no? E dice, ah, qua forse il narratore ci avrà messo l'intenzione. Poi ti confronti con l'autore e dici, ah sì, questo volevo dire, non lo sapevo neanche io. Io pensavo che tu volessi far vedere la fine, no? Per poi risalire a cosa aveva generato quegli eventi. Potrebbe essere anche... Però su Riccardo III diventa difficile, perché Riccardo III è quasi un'opera a sé stante. Cioè, nel senso che... importante delle altre tre, certo. Esatto, cioè, nel senso, prende forma anche... Infatti a teatro la rappresentano senza bisogno dell'Enrico VI. Cioè, prendono e fanno, perché... Infatti questa, in un unico disco, in un unico EP, ho rappresentato e cantato, secondo me, i momenti che, secondo me, erano più salienti. Spieghiamo cos'è un EP. Un EP significa... è un album ridotto di 5 brani per la SIAE, questo fantastico ente. E quando si fanno più di 5 brani, diventa... si passa all'album, e anche in base al minutaggio. L'EP quindi sono dei mini album di 5 brani, e secondo me nel 2014 l'EP è una forma utile, dato che si corre. Nel 2014 la gente corre, quindi il tempo a disposizione è inferiore, e l'EP ha un'immediatezza maggiore, perché finisce subito e rimane ancora forse la collina in bocca di riascoltarlo. 9 brani, secondo me, non si arriva ancora a lavoro in macchina, perché forse in macchina a casa non ci credo che l'ascolta, non si arriva ancora a lavoro, che è ancora lì l'album, dice no, ancora basta. È finito, basta, ce la treba. Giusto, è giusto, né troppo breve né troppo lungo, una via di mezzo, in esatto. Medio stato virtus, le pink, dicevano già i latini. Ah, giusto. L'origine del tuo nome è bellissimo, tra le altre cose, il viaggiatore, e abbiamo capito che a te piace proprio viaggiare nella musica, nei generi, nelle trasformazioni, rinnovarti continuamente. Però mi sembra che sia legato ad un album, a delle canzoni, a dei brani musicali che hai composto per un documentario, Il treno della memoria, se non sbaglio, del 2011. Esatto, un film documentario che parla della deportazione degli italiani nei campi di concentramento di Auschwitz, Mauthausen, comunque nei campi di concentramento, e sono stato chiamato per scrivere queste colonne sonore, chitarra e voce. Sono 5 brani, nell'album ne ho messi 3. E questi brani raccontano un viaggio, che è un viaggio sfortunato, perché si parla del treno e nella copertina c'è questo treno, che però ho voluto rappresentare in modo diverso. Si parla di un viaggio sfortunato perché è un viaggio che porta in un campo di concentramento. Però in questo viaggio io l'ho voluto interpretare in maniera positiva comunque. Quindi tutte le canzoni hanno un esito positivo, uno sviluppo positivo, un po' come La vita è bella di Benigni. E nel viaggio la gente si portava dietro gli amori, gli affetti, l'infanzia, la propria passione, così come nella copertina questo uomo gomitolo che sarei io, come secondo me la gente, che è un gomitolo che si srotola durante il percorso della propria vita, si porta dietro tutte queste cose che lo rappresentano. Da lì il viaggiatore, perché ho capito che la musica originale che proponevo non aveva solo questo tipo di tema, che era il viaggio, ma era un modus per poter portare in giro quello che facevo. Quindi il viaggiare diventava necessario per far ascoltare la propria musica, perché il mainstream non sarebbe stato il metodo e il modo per arrivare alla gente. Cioè le radio mi passano, però non sarebbe stata la radio, sarebbe stato il suonare in giro. Il viaggio perché i miei brani tendenzialmente sono colonne sonore anche negli altri album, sono colonne sonore a qualcosa, o un vissuto o un qualcosa che ho immaginato. E quindi tutto il tema del viaggio hanno fatto sì che io deducessi che io sia il viaggiatore. Bellissimo.
Tu hai anche suonato questi brani proprio nei campi di concentramento. Che cosa hai provato in quei luoghi? Di grande sofferenza. Io devo dire che sono arrivato lì con... non c'ero mai stato, quindi con molta ignoranza e forse sbagliando. E quindi l'ho vissuta un po' come quando ho scoperto Roma, che non ho voluto prendere la cartina e mi sono ritrovato in Roma e scoprire questa città pian pianino passeggiando. Ecco, quindi mi sono vissuto le emozioni ex novo e devo dire che Dachau e Mauthausen sono campi di concentramento che senti, ma senti meno rispetto al castello di Hartheim dove sono stati fatti gli esperimenti. Cioè, mentre Dachau e Mauthausen c'è stato qualcuno che è uscito, ad Hartheim nessuno è uscito. E, ecco, infatti io ho pubblicato il video su YouTube del live ad Hartheim, perché secondo me rappresenta l'emozione che ho vissuto veramente in maniera prepotente, perché il resto l'ho vissuto un po' come un bambino che scopriva ma non percepiva ancora la gravità delle cose. Ad Hartheim sì, l'ho percepita, perché sono così cambiati i campi, cioè hanno cercato di rilasciarli, però sono così cambiati ormai che si fa fatica a percepire. Sono diventate quasi mete turistiche, appunto. Sì, sì, mentre Hartheim no, non riesce ad esserlo, e quindi io non ho mai visto Auschwitz, quindi non saprei dire, ma Hartheim lascia abbastanza il segno. La scelta della lingua inglese, che tu hai fatto, se non sbaglio, proprio dall'inizio della tua carriera artistica. Sì, a me piace molto l'italiano, infatti, questo come premessa, infatti nel mio scrivere in inglese tengo le metafore italiane e le immagini poetiche italiane, ed è un po' una particolarità di questa cosa. Ma ci sono generi che secondo me, a mio avviso, sono musicali in inglese. Non sono musicale, forse io non so, magari non sono capace io a scrivere dei testi adatti, ma per il mio modo di scrivere la metrica e la sonorità della lingua inglese si sposa meglio al sound, tra virgolette, britannico di quello che scrivo. Quando scrivo in italiano vengono delle cose molto più melodiche, come è giusto che sia, perché la metrica italiana ha dei tempi molto più dilatati. In effetti il rock, cioè io non faccio rock, hard rock, però per esempio l'hard rock o il rock in italiano non è così immediato, cioè nel senso i testi possono essere anche più impegnati, però quello che sono gli AC/DC, non sarebbe... il nostro regista apprezza, non sarebbero mai potuti essere in italiano, cioè perché non si può. No. È una questione proprio, no, è proprio una questione di musicalità, no? Di ritmica della lingua. Sì, ma anche proprio le parole sono più lo slang. Ci sono una serie di cose che sono di quella lingua. È come per dire, Elio aveva detto una cosa giusta, è come dire, ci sono cose che appartengono a determinate culture. Io sono laureato in musicoterapia e per esempio ci sono due metodi, no? C'è il metodo Orff, con lo strumentario Orff, o il metodo Cattaneo. Il metodo Cattaneo, che è quello che seguo io, per esempio, dice che se siamo in Occidente, e in Occidente c'è la melodia. E quindi lo strumentario Orff, che rappresenta tutta la sezione percussioni, che a noi, sostanzialmente, che veniamo da Modugno, non ce ne frega una sega, non ci riguarda. Ecco, la stessa cosa, secondo me, il rock sta all'inglese come l'italiano sta a Modugno. Cioè, questa l'ho tirata fuori oggi. Comunque, la segno. Segnata. Max, penso di aver capito che tu non sei caratterialmente una persona che non ama i recinti. Quindi te la faccio per sfida questa domanda. La tua musica si può racchiudere in un genere? Lo sapevo, cioè, quando ho capito, cioè, sto dicendo, non mi chiederai il genere musicale. Ma ho capito, lo so che non hai un genere, non puoi avere un genere. E io qua ho la risposta quella, calcio d'angolo. Io odio i generi, tra le altre cose. No, allora, secondo me la cosa giusta nei generi sono gli strumenti che li rappresentano, ovvero
il rock alle chitarre elettriche, il folk tendenzialmente a strumenti più folcloristici, quindi dalla chitarra acustica al mandolino, al violino, e il pop popular ha delle melodie che sono più facilmente memorizzabili. Okay, ogni genere prende uno spunto. Poi indie, per esempio, non esiste. La gente sbaglia, indie non è un genere musicale. Indie nasce per dire il percorso indipendente. Quindi i gruppi indie non è che facevano un genere indie, è che avevano rifiutato, come i Sex Pistols, le major. Quindi, siccome io ho deciso che il mio sound ha come matrice base una chitarra acustica che porta le canzoni, ma ha delle melodie pop e delle armonie e delle sonorità che graffiano un pochettino, è un genere che varia dal folk al rock, passando dal pop. C'è tutto, insomma, quindi è chiaro. Ti ripeto, io ho voluto fare questa domanda proprio perché ho capito un po' la tua personalità in maniera straordinaria. Tu mi hai detto, ritornando a The King, che avevi scritto una canzone su Riccardo III. Esatto. Cosa ti ha affascinato di questo personaggio storico, ma che Shakespeare ha portato proprio all'eccellenza da un punto di vista teatrale, drammatico, drammaturgico? Qua devo ammettere una dura verità. I titoli arrivano dopo. Io prima scrivo secondo un'emozione, ed era questa ouverture dove io narravo di questo dolore, di questa persona che aveva fatto del male, e un po' diceva io questa colpa, cioè sono cambiato improvvisamente così. Dopodiché mi sono reso conto che questo racconto poteva essere integrato con la vita di Riccardo III. Allora ho cambiato due cosette ed è nato Riccardo III. Ma non è stato fatto, cioè le mie canzoni nascono da dei viaggi, cioè ci sono periodi dove non scrivo niente, ci sono periodi dove scrivo un sacco. Questo deriva spesso dalle emozioni che vivo, dallo stato d'animo. Però quello che scrivo non è per forza implicato a quello che sto vivendo personalmente. A volte mi faccio dei film io e comincio a scrivere cose. Da creativo. Preferisci, cioè l'ispirazione ti arriva in qualche ora particolare del giorno, di notte, che ne so, magari o mentre stai camminando, stai facendo la spesa? Di solito quando guido, che sono i momenti di quelli quando guido, o la notte, che sono i momenti liberi. Perché se uno sceglie il percorso indie, nel libricino giallo della Berkeley, che si chiama Music Business, c'è scritto: trovati un lavoro e investi tutto il tuo denaro nella musica. Se io avessi trovato un lavoro, non avrei tempo per girarmi lo stivale. Allora mi sono fatto una società e noleggio impianti audio e luci, e con quei soldi investo in quello che mi piace. Conosci tutto il territorio nazionale, bene o male? Con i tuoi concerti sei arrivato un po' dovunque? Sì, però conoscere è una parola grossa. Diciamo che ho avuto il piacere di suonare veramente in quasi tutte le regioni, tranne che in Molise, e tutto il resto le girate, sì. Com'è il rapporto col pubblico del sud? Com'è una figata. Ho sempre avuto paura sul fatto dell'inglese, perché è un dato di fatto che molti artisti italiani di X Factor o di Sanremo così hanno il calendario pieno molto più nel sud Italia che a nord, perché il genere italiano è molto più apprezzato, cioè ha molto più, noi abbiamo più influenze forse, e quindi siamo dal continente, diciamo, esatto, cioè, poi magari venendo a Milano ho questa percezione, non saprei, però sicuramente dal calendario, quindi da un dato oggettivo di calendario proprio di date, diciamo che tendenzialmente un artista che canta in italiano, che esce fuori da un reality o da Sanremo, ha molte più date nel sud Italia che al nord, proprio da dato oggettivo. Per questo ho sempre temuto un po' di suonare nel sud Italia in inglese. In verità non c'è differenza, c'è differenza nei posti. Cioè, sono i posti e i gestori che fanno, come immaginavo, ma meno male che così, che fanno la differenza. Cioè, Non c'è regione, non c'è cultura che allontana la musica. Sono le persone che avvicinano, le persone che stanno in quella nicchia. Infatti, secondo me, tutti quanti abbiamo
un pubblico, sta solo a pescarlo, no? Certo, dipende anche un po' dai gestori dei locali che cosa propongono al proprio pubblico. Io credo che in tutti i campi sia anche una questione proprio di educazione a un certo suono, come di educazione alla lettura ed educazione ai vari generi. Se io ti propino sempre la stessa pappetta, tu ti abitui alla pappetta, ma se comincio a farti apprezzare generi diversi, la gente poi piano piano, se c'è il talento, insomma, comincia a seguire, ad apprezzare anche quello. Sì, io spero che sia proprio così. A volte i locali hanno dei proprietari coraggiosi e poi tendono a chiudere perché comunque... Purtroppo la gente non... Che ne pensi della formula dell'ombelico? Ti piace? Come ti sei trovato? Io l'ho scoperto adesso, sono arrivato stamattina prestissimo e già l'insegna e tutto, mi piaceva. Infatti ho fatto i complimenti a Paolo. Poi sono entrato, sono salito al piano di sopra e ho detto, ficcata. E il clima che ho percepito è un clima papà accogliente. E questo fa sì che quando un musicista vada via dal locale sicuramente parlerà bene di quel locale e crea movida, anche solo... Cioè. Quindi non ho ancora visto la gente, ma se tanto mi dà tanto, se tutti i presupposti sono quelli che ho potuto assaporare, mi sa tanto che sarà una figata di serata e poi la gente sarà molto ricettiva. Ti sembrerà di suonare in una casa, in un salotto? Perché questo è il vuole clima poco, che si eh? Respira. Sì, sì, infatti, anche come dimensioni. Questo è il clima che si respira qui all'ombelico, perché bene o male ci si conosce un po' tutti, essendo un'associazione. No, secondo me è bellissimo. Cioè, è bellissimo, poi mi ha raccontato come è stato costruito. Cioè, è bellissima l'idea per come è stato costruito. È bellissimo il progetto. No, cioè, niente da dire. Cioè, un tanto di cappello. Secondo me è proprio azzeccato. Poi è riuscito a creare... Un circuito, per esempio, io vengo da una grande città che penso che sia, cioè a me piace tantissimo Milano e penso che sia una delle città più internazionali che abbiamo in Italia, anche solo per il numero delle metro. e quindi per ignoranza, per mia ignoranza, quando magari vado in un posto dove dico, cavolo, cioè, c'è la strada principale e poi ci sono un paio di altre strade, una è lungomare, no. E l'altra sì, è la strada interna. Sì. E quindi dico, se uno riesce a convogliare la gente intorno qui, cioè a Milano li peschi, se sei bravo li peschi, perché sono talmente tanti che li, li peschi. Se li convogli qui, significa che sei bravo. Veramente bravo, infatti è proprio questo. Paolo è bravo, l'Ombelico è un locale che noi amiamo molto, come Femmina TV seguiamo sempre, siamo felici che tu stasera ti esibisca per i soci dell'associazione e speriamo di rivederti in un'altra occasione. Speriamo di sì col secondo. Amici, allora io vi saluto dall'Ombelico per questa sera è tutto. Arrivederci.